Tra le nevi in cima ai monti, dove l'aria è fresca e pura, là di fronte alla natura è la nostra libertà. Quella del campeggio apeino è una tradizione nominata in tanti modi: tendopoli, cittadinopoli, campeggiata, accampamento, che va avanti dal 1921-22. E quindi quando qualche anno fa abbiamo ripreso in mano la vicenda dell'Associazione Proletari Escursionisti, il primo dei progetti che abbiamo attivato è stato proprio quello di un campeggio estivo, che ogni anno doveva segnare, in qualche modo marcare la stagione che era passata. Quindi la prima volta l'abbiamo fatta ai Piani Resinelli, dove l'Ape è nata e cresciuta, ospiti di Gigi Alippi, forse il più giovane all'epoca vivente della spedizione sul Monte Denali dei Lecchesi, sulla montagna più alta del Nord America, a casa sua, in quello che era il suo rifugio e campeggio. Di lì nelle Alpi Apuane, ancora ospiti del campeggio Notav, e poi insomma in tante stagioni, a partire dal, appunto, dal 2014 credo ad oggi, ci ritroviamo quest'anno in Val d'Orizzo, una valle nei pressi della Val Camonica, per un campeggio appunto che riunisce tutte le sezioni apeine che hanno l'occasione di ritrovarsi, non soltanto in occasione dei momenti di formazione, di incontro, che sono quelli dell'incontro d'autunno e di primavera, ma anche appunto per 3-4 giorni di campeggio. Il sabato è la giornata che solitamente dedichiamo alle gite più impegnative, quest'anno abbiamo deciso di farle convergere tutte qui al Lago della Vacca, circa 2.400-2.500 metri sul livello del mare. Una bella prova per rincontrare qua tutto il resto della banda e tornare al campeggio in tempo per la rinomata polenta macafana di queste parti. La scommessa è quella di fare comunità senza fare massa, cioè di riuscire a rivendicare l'attualità dell'andare insieme in montagna, anche quando gli strumenti della modernità ti permetterebbero di farlo in autonomia, ognuno in un'auto, un po' come si va in città, e invece di ricominciare a farlo assieme come si faceva un secolo fa, quando nasce nell'alveo dello sport popolare, diciamo politicamente orientato, nasce appunto l'Ape, in basso a sinistra per dirla con gli zapatisti. E oggi ricominciare a farlo assieme significa ostinarsi in uno stile che è peculiare, che è fatto della montagna come pratica collettiva, come momento di pedagogia delle terre alte, che è fatto di proposte inclusive per grandi e piccini, sportivi e non, insomma donne e uomini, che cerca di costruire un andare insieme nelle differenze, e lo fa cercando anche di colmare delle distanze. Quindi il campeggio è anche il momento in cui tutte le sezioni apeine si incontrano per capire cos'è questo stile apeino, come si fa, come si aggiorna, e in cui si condividono anche i tanti progetti. Viva l'Ape, avanti, avanti, per la nuova umanità. Il campeggio nazionale è stata anche l'occasione per rilanciare una campagna che ci sta molto a cuore. Abbiamo infatti scelto di comprare e donare 1.000 coperte termiche. Sappiamo che la coperta termica per chi va in montagna è uno strumento d'emergenza, ma sappiamo anche che tante persone sono costrette ad attraversare i monti o i mari, insomma, per necessità. E quindi abbiamo trovato questo simbolo appunto di una coperta termica che potesse tenere insieme un po' anche le due anime di Ape, quindi il fatto di avere uno strumento utile però anche con un'accezione politica. E quindi abbiamo donato a Valsusa oltre il confine 1.000 coperte termiche che saranno insomma a disposizione per tutte le persone che attraverseranno i monti.